Ciao pandini, benvenuti in un nuovo video della Pixelmon, dove sto ancora cuocendo roba, ragazzi, ma abbiamo la bauxite, ma soltanto 56. C'è qualcosa che non cosa, ragazzi, perché io ho soltanto 54 pezzi di bauxite. Scusate, ma io così poca l'ho preso. Innanzitutto, ragazzi, mi sono accorta che l'incudine già l'avevo fatta, ok? Quindi la piazziamo e andiamo a fare subito il martellozzo. Il martellozzo che si fa così, ok? Bam. Prima che andiamo a vendere, ne facciamo un altro di riserva. Non si sa mai. No, nel caschetto, ma questo qui. Ne facciamo un altro di riserva e lo piazziamo qui. Ok. Dopodiché, ragazzi, andiamo a mettere a cuocere altra cobblestone. Perché ci servono i pulsanti, ragazzi, ricordatevelo, i pulsanti. Ora, con la bauxite, possiamo fare spam, non si sa quanta roba, ok? E finalmente abbiamo i dischi di alluminio. Dopodiché andiamo a prendere le nostre ghicocche gialle e nere e andiamo a fare i nostri dischi di sopra, 32 e 54. Va benissimo. Anzi, no, non va benissimo, però non importa, va bene così. Allora, questa la mettiamo qui, così ce la portiamo dietro. Piccone house, ok. Abbiamo rotto anche l'altro piccone di ferro, quindi me ne faccio un altro prima di andare a vendere, perché non si sa mai, ok? E posiamo le ghicocche momentaneamente qui dentro. Abbiamo altra roba da poter vendere qui dentro? Direi proprio di no. E non c'è altra roba che vorrei posare. Vabbè, il granito poi lo butteremo direttamente. E così via. Allora, andiamo a proteggere la nostra bellissima chest. Prendiamoci la roba qui. Questo li dovremmo far diventare così. E ragazzi, cosa dobbiamo andare a fare noi? Dobbiamo fare questo. Andiamo a prendere il nostro iron martello e vado a fare questo lavoro. La cosa bella è che rispetto alla scorsa versione della Pixelmon, una volta che finite di lavorare questi dischetti, ragazzi, cosa succede? Ve li mette automaticamente nell'inventario, perché prima volavano come pazzi. Quindi eccolo qua, base in alluminio. Ragazzi, dovrò fare questo lavoro per almeno 32 volte, no? 32 volte il cavolo, 30... Sì, va bene. 32 volte il cavolo, perché 32 da una parte e 32 dall'altra, quindi in poche parole è uno stack. Avremo 32 ultra bull, però non penso di farle tutte quante, come si dice, tutte di fila, perché sarebbero troppe, le farò poi magari off camera. Però, ok ragazzi, ho fatto tutto, ho fatto altri due martelli, a quanto pare non mi bastavano quei due martelli, e ho fatto tutte quante le cose che ci potevano servire. Quindi, shbam, abbiamo 32 ultra ball, ragazzi, 32 ultra ball, e quindi potremmo andare a catturare finalmente il nostro corfish. Quindi dal prossimo video iniziare ad allenarlo un pochettino. Che ne pensate? Sta diventando fra l'altro giorno, quindi io direi iniziamo a volare un pochettino in direzione dello spawn, in modo che possiamo andare a vendere tutto quello che non ci serve. E intanto, se troviamo appunto un'isoletta dove potrebbe magari, no, quello è un fiore. Se troviamo un'isoletta dove potrebbe appunto spawnare un codfish, proveremo a catturarlo. E ragazzi, lo voglio di dimensioni grandi, cioè di dimensioni moderate. No, non lo voglio minuto, che poi mi ritrovo i Pokémon piccoli tipo Alex che c'ha un Chimchar, no, un Blaziken, tanto così. E mi si è bloccato, porca vacca, mi si è bloccato, meno male che un villaggio. Raga, villaggio. Raga, villaggio. Charizard. Vabbè, lo vedremo poi un'altra volta, ragazzi. Ricordatemelo, visto che c'è... è qua vicino casa, ricordatemelo assolutamente. Guardate che cosa c'è lì. Va bene, ragazzi. Mi dirigo
in direzione dello spawn. Ci vediamo fra poco. Ragazzi, 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 un Diglett boss, un Diglett boss. E io provo a sfidarlo, sperando non sia un livello troppo elevato. 56. Bene. Il Lady Drago che gli fa sempre comunque 40. La madonna. Vai di nuovo. Non one shotarmi. No, attacco d'ala che fosse più veloce. Coda drago, affilo dente e pietra focaia. Bene. Molto bene. Molto, molto bene. E in teoria qui, ragazzi, forse dovremmo riuscire a trovare anche Corfish. Ma non ha importanza, lo faremo poi al ritorno dalla missione spesa. Quindi, a fra poco. Ok, ragazzi, siamo arrivati, andiamo a vendere tutto e dobbiamo riuscire a prendere appunto un altro plants. E adesso lo vediamo subito. Allora, vendiamo tutta questa roba e prendiamoci i soldini. Non penso si riuscirà, come si dice, a... Oh, la redstone che non ci dà. Non penso riusciremo a prendere altra roba, a dirla tutta. Però vabbè, ci si prova. Ok, andiamo a cambiare i soldi. Ehi, chi è che ha chiuso le porte? Allora, cambiamo il tutto in banconote da 100. E non ce la facciamo per uno. Starrivio! Non ce la facciamo per uno. Però un plants riusciamo a prenderlo. Starrivio! Un plants riusciamo a prenderlo. Ma sì, ragazzi, facciamo così. Allora. Facciamo che. Ci teniamo questi da 100 in modo che possiamo prendere poi 500, bla bla bla. E con questo qui andiamo a prenderci il secondo plants. Starrivio! Oh, starrivio! Mamma mia, starrivio! Quanti starrivio che ci sono qui intorno. Cosa che mi serviva, mannaggia a me? Non qui, ma upgrade non è qui, ma è qua. Upgrade. E ci prendiamo il secondo plants. Bene, ragazzi. Bene, ragazzi. Sì, ci siamo. Allora, questo qua via, questi qua via, i soldi via, che per il momento non ci servono, questa qua via. Questa via, e mettiamo a posto il tutto. Molto bene, ragazzi, andiamo a cercare un corfish. Andiamo a cercare corfish e catturiamolo. Ah, lì c'è un corfish, vediamo un pochettino com'è di dimensioni e soprattutto a che livello è. E soprattutto livello 10, e ci potrebbe stare. Come dimensioni, questo, livello 14, questo. Questo qua, vediamo un po', sperando abbia l'abilità che vorrei io, ovvero... Rimani dentro, sai? Ehi, dove le sto lanciando io queste Ultra Ball? Guardala là. Mannaggia la miseria, guardale lì. Dammi. Allora, l'abilità che voglio sul mio Corfish è non pietra taglio, ma Armor Shell. E qua. Sì, vabbè, vaffanculo, va. Ok. E rimanici, per favore. Cos'è stato? Oh! Giocatore hanno appena compiuto l'impresa, la prima cattura, perfetto. Abbiamo Corfish, ragazzi. Eccolo qui, finalmente. Statistiche. Natura modesta. Ah, no, però l'attacco diminuito non va per niente bene, ragazzi. L'attacco diminuito non va per niente bene. Perché, ragazzi, Corfish è un attaccante, praticamente. Un attaccante fisico. Quindi non va bene. Non va per niente bene. Voglio vedere soltanto se aveva guscio scudo. Sì, aveva l'abilità che volevo io. Va bene, ragazzi. Niente, questo Corfish qua lo dobbiamo liberare. Perché ha l'attacco diminuito. E non va assolutamente bene. Quindi lo libero e ne cerchiamo un altro. Ragazzi, sono caduta dentro casa di Blink.
Sono volata dentro casa di Blink, mannaggia la miseria, non so se rendo l'idea. Sono volata dentro casa di Blink. E ora ci tocca andare a recuperare tutto. Comunque ho liberato Corfish, per questo ero dentro casa di Blink, perché lui ha il computer e per liberare Corfish mi serve un computer. E io sono morta dentro casa di Alvise. Ok, piano pianino. Scendiamo di sotto. Eccoci qua. Ok. E con la scusa. Wow. Voglio vedere che cosa ha fatto Alvise. Come ci è arrivata la mia accetta qui. Poi me lo spiegate. Distributore. Distributore d'acqua. Wow. Rotaie. Qua non si sa. Qua non si può andare momentaneamente. E va bene. Distributore d'acqua. Distributore d'acqua. Va bene. E qui. E qui. E qui, e qua non si può aprire. Qui ha messo cose strane. Qui ci sono tutte le ceste, maledetto. Beh, vabbè. Fa niente, fa niente. Perché ho Callfish di nuovo io? Ragazzi, che l'avevo liberato. E non so per quale motivo ce l'ho ancora qui. Bene, devo liberare Callfish, assolutamente. Quindi andiamo a liberare Callfish. E sta calando anche la notte, quindi sarà un problema. Via qua. Tu liberati. Ok. Hai richiamato Charizard, va bene. Ok. E non penso di riuscire a trovare un altro Corphish adesso, visto che si è fatta praticamente notte e i Corphish spawnano. Porca vacca, Charizard Dash! Oh. E i Corphish spawnano solo di giorno. Quindi dovremmo aspettare il giorno, uffa. E se dormissi a casa di Blink? Ma sì, usufruiamo anche del suo letto, ragazzi. Oh. Dormi, 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 dormi. Dormiamo, dormiamo, dormiamo. Dai, dai, dai. Grazie, Albi. Grazie. Se morirai e ti ritroverai dalla parte opposta del mondo, non ti preoccupare. Non mi spawna. Vabbè, facciamo così e via. Buongiorno, levati. Devo trovare un Callfish. Ok, ragazzi, ho provato a prendere quest'altro Callfish a livello 6. Non è chissà quanto. Allora, ipertaglio, dannazione. È attacco speciale, difesa speciale. No, 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 no. Continuano le ricerche, ragazzi, mi dispiace. Ragazzi, forse ho trovato la mia preda. Forse ho trovato la mia preda, anche se livello 26. Non mi interessa. Via qua. E proviamoci. Proviamoci, ragazzi. Dai, forza. Oh, no, vabbè, quello là lì. Catturato? Così a livello 26? Allora, incrociamo le dita. Guscio scudo. Va bene, ragazzi. Io me lo tengo. Va benissimo. Non mi interessa. Ma va bene. No, ho sbagliato. Come? Ah, ok, perfetto. Eccolo qui, il nostro piccolo, piccolo Corphish a livello 26. A livello 30, ragazzi, diventerà un Crawdant. Quindi magari nel prossimo video lo faremo evolvere. E io vi ricordo intanto che se state vedendo questo video qui, appunto, fino adesso, molto probabilmente sarò in live su Hitbox. Troverete il link nella descrizione. O se non ci sono ancora, dovrò ancora andarci. Quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi su Hitbox e mettete la spunta, una volta che fate segui, cliccando sul cuoricino. Una volta che cliccate lì, mettete la spunta sulla mail. Poi magari ci farò un video apposito per questo, in modo che potete seguirmi più facilmente in live. Ragazzi, per questo video è tutto. È durato anche fin troppo. Abbiamo il nostro secondo membro della squadra, ovvero Corphish. Eccoci qua. Ehi, dove vai? Vieni qua, dobbiamo farci un selfie. Vabbè, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.